tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video riscoperte del periodo, ovvero shopping nei miei cassetti. Vediamo quali prodotti ho ritirato fuori. Allora, partiamo con la base viso. Il primo prodotto che ho ritirato fuori è il fondotinta della Revlon, il Color Stay, nella versione quella normal dry. È un fondotinta che mi piace molto perché rimane idratante, nel senso non secca, però comunque ha una copertura media ed è assolutamente molto piacevole sulla pelle. Quindi assolutamente un ottimo prodotto, io ce l'ho nel colore Buff 150, che è perfetto per me, assolutamente top. Poi, secondo prodotto è il correttore. Ho ritirato fuori l'Instant Anti-Age di Maybelline, che io ho qui, ho nel colore Ivory. Come vedete io tolgo sempre la spugnetta per questioni di igiene. Questo è il colore che... adesso in realtà mi sono abbronzata, quindi è veramente troppo chiaro, ma prima di abbronzarmi, per illuminare è assolutamente top. Questi correttori mi piacciono moltissimo, sono cremosi ma non vanno nelle pieghe e hanno un'ottima copertura, costano anche poco, che volete di più. Poi una salvettina, ecco qua. Altro correttore che ho utilizzato e che mi è piaciuto tantissimo non doveva essere, vabbè, scusate, dicevo, altro correttore che mi è piaciuto tantissimo è della Benefit ed è il Boeing Cleekliss. Questa è una mini size, ovviamente la mostro meglio, ed è nel colore 02. È un correttore estremamente coprente, questo lo utilizzo benissimo anche in questo periodo. È estremamente coprente, ma non mi secca eccessivamente il contorno occhi, mi piace veramente tanto tanto tanto. Come mi è piaciuta molto e non pensavo, questa palettina di Essence. Era dalla vita che non usavo trucchi Essence, questa l'ho trovata in una box dei My Beauty Box, ed è la You Better Work, una palette che dice essere gym proof e waterproof. E ragazzi, è un'ottima pigmentazione. Ora non so se sia waterproof o gym proof, perché sinceramente non lo so, non ho mai provato, però devo dirvi ragazzi che come pigmentazione assolutamente top top top, buona durata, non mi creano problemi, non mi danno pieghe, fanno pieghette, assolutamente mi piace, consigliatissima. E in realtà è, questa è abbastanza recente a differenza degli altri prodotti, però da quando l'ho acquistata continuo ad utilizzarla, quindi ormai, cioè, come la rimetto nel cassetto la riprendo, quindi meritava di essere in questo video. Poi contouring della Nabla, la Cameo, eccola qui, è una terra, io ho il refill, ce la posso fare a tirarla fuori, ok, eccola qui, adesso mi faccio lo swatch. E mi piace tantissimo perché fa un bel contouring freddo ed è perfetto quando mi abbronzo un po', già come adesso che non uso più quella, la Gotham, che diventa troppo chiara per me. Si sfuma facilmente, non fa macchia, non fa niente, assolutamente top top top. Come assolutamente top è questa palette di Smashbox, che ho ritirato fuori in realtà perché ho comprato quella nuova e volevo paragonarle, ed è la Down In Dash Out Sculpting Cheek Powder di Smashbox, appunto. Intanto il packaging è veramente bellissimo, ed è bellissima questa palette, assolutamente bellissima. Ha una cipria, un illuminante, adesso li swatcho comunque, poi ha una terra calda e un blush malva. E una terra, cioè, più fredda ed un blush pesca. Sono tutti matte tranne l'illuminante e il blush pesca che è, diciamo che è satinato. Bellissima. Non so perché non la utilizzassi, perché assolutamente... penso che adesso la andrò tipo a bucare, per quanto mi piace, la sto usando in questo periodo. Poi, continuando con le cose viso, abbiamo un blush di NARS, il Dolce Vita. Questo è un mini blush, io quando posso trovo i kit, li compro sempre questi mini blush di NARS.
Questo è un color malva, è abbastanza freddo, ma è assolutamente bellissimo. Ed è abbastanza scuretto ad essere un malva, che va bene anche adesso che sono leggermente abbronzata. Molto molto bello, dura tantissimo e anche questo comunque si sfuma molto bene. Sul viso mi vedo... No, c'è cioè, di un'altra palette, scusate. Altro blush, la sala dei blush questo mese, di Nabla Kendra, questo è il pack. Questo è l'interno. Li metto vicino così vi faccio vedere proprio la differenza. Quello di Nabla è assolutamente molto meno pigmentato, quindi va stratificato se volete un effetto più power, però questo vi impedisce anche di creare macchia, quindi può essere anche un pro. È assolutamente molto bello ed è elegante e discreto. Poi, illuminante Ofra. Il mini highlighter Rodeo Drive, io amo le mini size, quindi quando posso compro sempre mini size. L'illuminante è bellissimo, adesso ve lo swatcho, cioè una passata di che cosa stiamo parlando. Bellissimo e anche la durata è veramente molto buona. Poi, mi dimenticato un altro correttore, ovviamente tanti correttori in questo video, ed è di Freedom, il Pro Camouflage Paste nel colore CF07. Ed è questo correttore, diciamo, marroncino scuro, ma molto aranciato, infatti io lo uso per la Corrone Correcting. E devo dire che per essere low cost è veramente un'ottima formula, è pigmentato ma si sfuma bene, è veramente un prodottino carino. Passiamo agli occhi, palette rispolverata, la Naked Honey. Amo assolutamente questa palette. E la mia seconda preferita delle palette di Urban Decay Naked, perché la mia preferita è la Hit. La pigmentazione di questa palette è molto buona. L'unica pecca, cioè i colori si sfumano comunque bene, sono pigmentati. L'unica pecca è che insomma la gamma cromatica è un po' sempre quella. Questi sono degli esempi di swatch, ma comunque non mi soffermo perché vi lascio nell'info box il link al video in cui vi parlo di questa palette, vi mostro tutti gli swatch e ci truccheremo insieme con questa palette. Stesso discorso per l'altra palette, che è la Huda Beauty Smoky Obsession, eccola qua. E tra l'altro l'ho ancora avanti da che c'è questa, ma va bene, niente. Ed è purtroppo fuori produzione, peccato perché secondo me è una delle più belle palette di Huda che abbia fatto. Vi faccio qualche swatch a titolo semplificativo, ma anche per questa vi lascio nell'info box il link al video in cui la proviamo insieme, vi faccio tutti gli swatch e ne parliamo. E che dire, anche questa la amo alla follia. Questo è tutto per questo mese, per questo periodo. Fatemi sapere voi cosa avete provato, se conoscete qualcuno di questi prodotti, se ce l'avete, come vi trovate. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, mettete un bel mi piace e un bacione alla prossima!